Ciao bambine, ciao bambini, io sono Martina e spero che voi stiate molto bene. Allora, in questo periodo, siccome non si può uscire e andare per esempio in orto, che è una mia grande passione, allora vi darò oggi delle idee su come poterlo fare a casa con i materiali che abbiamo in casa, perché adesso è un po' difficile trovare vasi, terra, queste cose qua. Allora, oggi vi insegnerò un po' di trucchetti. Allora, per esempio, ecco qua, vi faccio vedere. Questa è la scatola di plastica di una crema di nocciole con il suo tappo, vedete? Ecco. E io cosa ho fatto? Guardate un po' come l'ho trasformato. Come ho fatto? Allora, vi faccio vedere. Ho innanzitutto lavato bene il barattolo. Potete anche leccare gli ultimi rimasugli di crema di nocciole. Che buona! Allora, ho dipinto con del colore acrilico, ma potete usare anche della tempera, il vasetto, per renderlo più carino. E ho... Che cosa ho fatto? Ho fatto un buco al di sotto perché l'acqua deve poter uscire, l'acqua quando bagnate la pianta, no? Però se esce fa un disastro e quindi cosa ho fatto? Con il suo coperchio, il suo tappo, il piattino da mettere sotto al vasetto e avrete il vostro vasetto pronto in cui mettere una piantina. Per esempio, questa io l'ho presa da un'altra più grande e la sto facendo crescere da sola. Poi, un altro vaso che potete utilizzare, guardate qua. Questa è una tazza che purtroppo mi si è rotta, vedete? Si è crepata proprio sotto. E vedete? E cosa succede? Che esce l'acqua. Quindi non posso più usarla come tazza, ma può diventare un perfetto vasetto. Mi raccomando di mettergli sotto un piattino e il gioco è fatto. Mettete la terra. Ecco, adesso vi faccio vedere un altro tipo di vasetto fatto come quello che ho già preparato. Ho fatto, vedete, tre buchini al suo interno. Può essere un buco grande o tre buchini, fatevi aiutare se non riuscite. L'ho dipinto e adesso ho il mio vasetto pronto. Questo vasetto è un vasetto dello yogurt, per cui non aveva il tappo. E allora mi sono ingegnata, mi era rimasto un tappo di un vasetto di vetro che ho usato come piattino. Guardate, poi l'oro sta benissimo col viola. Ok, allora una volta che abbiamo il nostro vasetto, prendiamo un po' di terra, io questa l'avevo in casa, del terriccio da vaso, da balcone, insomma, da orto, va benissimo, qualsiasi tipo. Lo mettiamo all'interno del nostro vasetto. Ecco, lo riempiamo bene fino alla fine. Lasciamo un po' di spazio, vedete, non proprio pieno pieno raso, ecco. Facciamo un buco col dito all'interno, al centro, e poi andiamo a prendere. Io, per esempio, ho recuperato dei semi da una mela, vedete? Da una mela che ho mangiato e stavano, guardate, già germogliando, stavano già uscendo le piantine. Allora prendo i miei semi, uno o due, potete metterlo come volete. Lo mettiamo nel buchino che abbiamo fatto, copriamo e poi andiamo a bagnare. Anche qui, vedete, è meglio uno spruzzino per bagnare perché quando versate l'acqua sposta la terra, può spostare la terra, farla uscire, insomma. Invece con lo spruzzino l'acqua è più controllata, no? Perché magari versandola ne mettete anche troppa. E questo è sempre riciclato. L'ho riciclato da un detersivo. Mi raccomando, lavatelo bene però, perché sennò i rimasugli di detersivo possono far male alla pianta. Ok, quindi una volta messo il nostro semino e una volta coperto, possiamo, vedete che spruzzando
la terra non si sposta troppo, ecco, lo bagnate molto bene, deve essere ben bagnato. E poi lo appoggiate e aspettate. Ok. Poi altri tipi di vasi. Ah, no, prima volevo dirvi una cosa. Oltre a recuperare i semi della mela, come ho fatto io, potete sbizzarrirvi con tutta la frutta e la verdura che avete a casa. Quindi se io voglio, per esempio, una pianta di un albero di ciliegie, mi piacerebbe tantissimo un albero di ciliegie, allora comprerò delle ciliegie e terrò i loro semi. Un altro frutto che a me piace moltissimo è il limone. Il limone, vedete, dal suo interno potete recuperare dei semini. Neanche questi potete piantarli. Allora, questo, il limone, vediamolo, piantiamo in un vaso molto speciale. Perché la frutta e la verdura, oltre a fornirci i semi, che cosa ci fornisce? Questa, per esempio, vedete? È l'arancia che ho spremuto stamattina. Abbiamo fatto la spremuta. Vedete? Sono le due metà. E guardate, sta perfettamente in piedi. Quindi, e in più non è di plastica, vedete? E questo materiale è naturale. Quindi, quando voi andrete a piantare, quando cresce la piantina e l'andrete a piantare in un vaso più grande oppure all'aperto, potete mettere tutta l'arancia dentro alla terra, perché tanto è naturale, anzi farà da nutrimento anche. Ecco, quindi come facciamo? La riempiamo come prima. Vedete? Guardate, eh? La riempiamo come prima e anche con la terra sta in piedi. Facciamo sempre il buco al centro come prima, mettiamo il nostro semino di limone, lo copriamo e lo spruzziamo come prima con l'acqua. E abbiamo il nostro vaso naturale. Oppure un altro materiale che può essere lasciato nella terra è la carta. La carta e il cartone da dove vengono? Dalle piante. Quindi è un prodotto naturale. E allora qua possiamo sbizzarrirci, possiamo riempire di terra tutto, quindi di qua e di là e mettere tanti semini diversi, oppure possiamo anche dividere questi pezzi e fare tanti vasettini piccoli che poi possiamo inserire direttamente nella terra. Ecco, queste sono alcune delle idee per fare orto a casa, ma trovatene voi delle altre, siate creativi. Va bene? Ok, allora mi raccomando, usate i materiali giusti e seminate quello che volete, scegliete la frutta che volete, la verdura che volete, tiratene fuori i semi e seminate. Così poi, quando potremo uscire, andremo a piantare fuori le nostre piante, o nel giardino di casa, magari, o in un parco, perché no? Ciao a tutti, bambini!